8 anni dal sud sono emigrati circa 1 milione di giovani. Il 900.000 erano donne, il 30% laureati. Ma cosa bisogna fare per attrarre i giovani al sud? Ripartire dalla terra, dalla cultura, attraverso una porta. Giuseppe, questa è la porta del sud Italia, ed è anche la porta di Capua. Che cosa ha rappresentato e cosa rappresenta adesso? Beh, storicamente Capua è sempre stata la porta del sud. Questa è la porta Napoli, noi abbiamo da un lato la porta Roma, le torri di Federico, dalla parte la porta Napoli. Capua è una città fortezza, è la fortezza ideale di Federico II, ma anche di Carlo V, ed ha sempre rappresentato la salvaguardia del regno di Napoli, una città demaniale, una città militare, e qui vediamo le fortificazioni che nei vari secoli, voglio dire, si sono sviluppate a seconda di come appunto le armi da fuoco venivano e si evolvevano. Che cosa è passato di qui nel corso degli anni, oltre alla cultura? La storia. Capua rappresenta effettivamente nel nostro territorio, voglio dire, la città madre di un'intera provincia, è la città che, come sappiamo, con il nostro festival nasce la lingua, ma è soprattutto la città che fino all'Unità d'Italia è stata la città baluardo, la città che prima della Reggia di Caserta rappresentava sostanzialmente fino all'Unità d'Italia anche il capoluogo di terra di lavoro, una terra di lavoro che si estendeva fino al Lazio. Anche prodotti agricoli, tutta la bontà del sud. Io credo che Capua sia effettivamente la città storica nella quale poi dopo tu puoi aprire, voglio dire, verso un mondo che è soprattutto quello dell'Alto Casertano, che sappiamo essere di una ricchezza incredibile da un punto di vista non solo di prodotti tipici e di prodotti enogastronomici, ma anche da un punto di vista paesaggistico. E da qui si arriva anche alla antica Trebula. Trebula appunto è la Pompei Sannita, che condivide con Capua appunto la storia, la fondazione Sannita, e sicuramente un'altra caratteristica importante è quella di esserci alleati con Annibale. Andiamo a vederla. Mena, tu hai rivalutato una antica qualità di olive che è la corniola autoctona. Sì, esatto, un'oliva che si chiama così perché assomiglia a un piccolo corno appuntita all'apice e che ha un nocciolino più grande della polpa, quindi nella resa in olio non era produttiva. In realtà partiamo da un altro mondo perché facciamo tutt'altro nella vita e siamo due persone laureate in tutt'altra situazione. Noi però ci siamo appassionati anche perché adesso esistono solo esemplari secolari, quindi vedi queste piante bellissime con dei tronchi molto importanti, e ci siamo detti perché non provare a lavorarlo da sola. Da questa cosa è nata un po' la ricerca sulla storicità del territorio che abbraccia insomma tutti i comuni limitrofi, Pontelatone, Castel di Sasso, Formicola, e in più abbiamo ottenuto un prodotto che per fortuna ha avuto una serie di riconoscimenti, è diventato Presidio Slow Food. Ce la fai vedere? Come no? Questa è il famoso cornetto ed è allo stato di maturazione, in particolare questa, le altre un po' meno, perché l'oliva per ottenere un buon olio deve avere una media invaiatura, quindi come vediamo una parte nera, una parte verde. La lavorazione della corniola inizia da qui? Inizia da quello che è un defogliatore, quindi toglie le foglie in eccesso, poi passano in quest'altra macchina che è una lavatrice vera e propria, quindi l'oliva viene lavata. Da lì andiamo direttamente in quel macchinario alla fine che si chiama frangitore. E qui si conclude la storia del nocciolino della corniola. Esatto, viene separato dalla polpa e dall'olio che passa in un primo filtro, dopodiché la parte tra virgolette che poteva sembrare di scarto viene essiccata da un macchinario che sta all'esterno ovviamente per ottenere dei granellini che tra poco ti faccio vedere. Eccoli qui. Questo è il semino frantumato che diventa combustibile per le stufe come quelle a pellet. E questo è l'olio prodotto da voi? Sì, questo è l'olio della nostra corniola, il succo d'oliva che ci ha dato tante soddisfazioni.
Mena, questo è un albero secolare. Ha circa 800 anni. Questo è uno dei pochi che ti ho raccontato sono rimasti perché questi contadini, insomma, dell'epoca non l'hanno rimpiantato. E come vedi ci sono anche dei rami mancanti perché il vecchio colono ne ha fatto anche legna d'ardere, purtroppo. E con un rametto dell'olivo della Corniola si possono fare tante cose. Certo, magari prendere una forma di conciato dall'anfora delle campestre. Buongiorno Manuel, ti cedo il rametto. Buongiorno Marilu, benvenuta nella nostra bella terra. Allora, estraiamo con quello che è l'asticella di olivo, proprio di Corniola, un formaggio antichissimo, che è il pecorino conciato romano, che pensate un po', viene proprio condito anche con l'olio, con il vino Casavecchia, il peperoncino e il timo serpillo, o meglio il timo che serpeggia tra maggio e giugno di fronte proprio alle campestre, davanti al nostro agriturismo, dove dai 250 metri ai 300 metri, lì su papà Franco, ogni giorno più o meno va a raccogliere il timo. Anche perché le pecorelle, attenzione, perché abbiamo il nostro gregge, come quello anche di Luigi Aprea, che ci permette poi di produrre quelle che sono le 6.000 caciotte all'anno. Diamo forma ovviamente al latte e deve avere un diametro tale per poter entrare in quelli che erano gli scrigni di Trebula Baliensis. Ricordiamo questo bellissimo legame che c'è tra Trebula ma anche la stessa Capua, dove noi andiamo a recuperare e a fabbricare, diciamo così, le anfore di terracotta. Le apriamo? Subito. Allora, intanto ho portato un 12 mesi perché la stagionatura va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 2 anni. 2 anni Marilu non ci arriva più perché finisce prima, per fortuna. E se si può sentire, e tu lo puoi sentire, ha un profumo avvolgente, intenso. Ma poi c'è l'ingegno, la tradizione, il recupero e in questo dobbiamo dare merito a una signora, l'anima femminile Marilu, che sarebbe mamma, che è stata brava ad osservare la suocera, nonna Maddalena, e da lì poi recuperare una storia antica, una ricetta antichissima. Una tradizione di famiglia che però nasce da Fabio, tuo fratello. Sì, dal recupero di una tradizione ma anche con un occhio di innovazione. Ha sempre Fabio, perché purtroppo Fabio non c'è più, ma già ai suoi 20 anni lui studiava, si formava, corsi di formaggi ma anche di vino. E Fabio era un po' l'ipostasi del giovane che investe nel suo territorio. È quello che dovrebbero fare un po' tutti gli altri giovani del sud per tornare alle radici, alla campagna. Non dimenticando però la cultura, la base. Anche per studiare bisogna zappare, ma per zappare bisogna studiare. È lui che voleva studiare e me l'ha lasciato in eredità e io ho questo compito, quello di dire che i giovani sì, devono ritornare alla terra con una grande cultura, ma soprattutto senza sacrificio non si ottengono dei risultati importanti. Ritornate alla terra, cari giovani, perché è anche figo, detto così, e anche perché abbiamo ridato dignità a un mestiere che molti anni fa veniva snobbato. Qualcuno diceva che l'agricoltura è l'arte di saper aspettare. E allora non ci resta che attendere il ritorno alle radici di un'intera generazione che negli anni è fuggita via dal sud.